Le somministrazioni delle terze dose sono partite da poco più di un mese e per il momento sono indirizzate ai fragili e agli over 80. La ASL gestirà questa fase richiamando le persone che hanno effettuato le prime due dosi con le categorie già citate. Ci si sta organizzando per la procedura da eseguire anche nelle farmacie, che provvederanno tra non molto a eseguire le somministrazioni al loro interno, come era successo già nella fase precedente. Allora, stiamo ancora aspettando le disposizioni della regione, però diciamo, la terza dose sicuramente potrà essere fatta in farmacia dopo questa prima fase in cui le ASL stesse stanno proprio chiamando i soggetti fragili, quelli insomma, che hanno bisogno di una particolare, poi saranno chiamati anche in ordine di questa, con questa scaletta gli operatori sanitari, medici, infermieri, eccetera. E sicuramente quindi credo che fra un mesetto più o meno, forse anche meno, potremo cominciare a fare anche noi la terza dose booster in farmacia. La novità della terza dose è che con l'ulteriore somministrazione verranno effettuati anche i vaccini antinfluenzali e si è già iniziato con i fragili e gli over 80. Per quanto riguarda le farmacie, sono pronte anche in questo caso a mettersi al lavoro e nel giro di pochi giorni anche loro cominceranno le somministrazioni. Per l'antinfluenzale anche qui la stessa cosa, nel senso che le vaccinazioni sono cominciate da qualche giorno da parte dei medici di famiglia e dovremmo poterlo fare anche noi fra 10-15 giorni, diciamo. Il tempo di organizzare con la regione la procedura di approvvigionamento dei vaccini e tutto il resto. Noi siamo già abilitati per farlo, quindi non dovrebbero esserci problemi in questo senso.